Siamo al Circolo L'Unione di Ponte Ema con il neo segretario del Circolo Partito Democratico di Ponte Ema, appunto Tommaso Coppolaro, classe 1991. Fai quindi parte, avendo 25 anni, della nuova generazione dei ragazzi ripolesi che si sono avvicinati alla politica in maniera attiva. Raccontaci un po' qual è la situazione socio-politica di Ponte Ema che hai ereditato. Sì. Vabbè, faccio una piccola introduzione. Diciamo, la passione per la politica, nasce sin da piccolo. Poi ho avuto la fortuna di potermi iscrivere ai Giovani Democratici di Bagnarripoli nel 2013, e da lì, con questa attività che mi ha fatto crescere, sono diventato prima, nel maggio del 2014, consigliere del quartiere 3 Gavinana Galluzzo, e poi ora nel 2016, da un mese e mezzo, in seguito alle dimissioni di Mirko Briziarelli, sono stato nominato nuovo segretario del circolo PD di Ponte Ema. E per quanto riguarda la situazione ereditato, io penso sia una buona situazione, perché siamo una ventina di iscritti come base, diciamo, il PD di Ponte Ema, che possono sembrare non tanti, ma per la realtà di Ponte Ema è comunque una piccola frazione. Come base di partenza si può tranquillamente essere soddisfatti. Ho già costituito un gruppo attivo di lavoro di 7-8 persone con cui occuparci, diciamo, delle questioni principali per quanto riguarda Ponte Ema. Sicuramente la principale è sul tema della politica della mobilità sostenibile, una viabilità dolce che consenta quindi attraversamenti in totale sicurezza per i cittadini, e dei servizi più efficienti per i cittadini. Voglio citare un risultato importante ottenuto dal PD di Ponte Ema, ma anche dall'amministrazione comunale, che è stato quello dell'apertura del parcheggio via Ferrero, dopo varie vicissitudini, varie pratiche burocratiche che purtroppo non ci consentivano l'apertura, e finalmente, dopo forza di sollecitare e di raccogliere le istanze dei cittadini, anche il PD di Ponte Ema ha giocato un ruolo importante nel sentire tutte le esigenze della cittadinanza, e alla fine, dopo varie peripezie, finalmente, con anche in seguito a un'assemblea pubblica che c'è stata organizzata dal comune di Bagnarripoli, io ero lì presente anche in quanto sono stato invitato dal sindaco Francesco Asino, consigliere del quartiere 3. Ho riportato queste cose all'interno del quartiere con il presidente Alfredo Esposito e con l'amministrazione comunale. Finalmente siamo riusciti ad aprire questo parcheggio. Mi sono scordato di dire che, essendo con te ma a metà tra due comuni, Firenze e Bagnarripoli, devi anche interfacciarti con due realtà amministrative. Situazione che si ripresenterà anche per quanto riguarda il museo di Gino Bartali. Spiegaci se ci sono novità e quali sono le prospettive del museo. Sì, voglio fare anche lì una piccola premessa. Diciamo, quando ci sono realtà a metà non è mai semplice, perché si creano i cosiddetti conflitti negativi di attribuzione, ovvero un comune dice che alcune competenze sono dell'altro comune e viceversa, e quindi poi alla fine non si riesce mai a portare dei risultati a casa. Credo che Ponte Ema debba essere invece amministrata insieme, Bagnarripoli e Firenze, se si vuole ottenere dei risultati importanti, e credo si stia andando su questa direzione, anche la più ovvia. Per quanto riguarda il museo, diciamo, ha tre proprietari, per quanto riguarda il museo di Bartali, che sono Comune di Firenze, Comune di Bagnarripoli, e poi nella vecchia convenzione era citata anche la provincia. Adesso non sappiamo, la provincia non esiste più, ci sono le città metropolitane. Da pochi mesi il museo è stato dato in gestione, il Comune di Firenze ha preso la gestione diretta del museo, dopo che è stato gestito negli scorsi anni dall'associazione Amici del Museo Gino Bartali, presieduta da Bresci. E magari c'è da chiarire, ci sono un po' dei punti oscuri, per esempio il fatto che l'ex provincia, città metropolitana e Comune di Bagnarripoli, che ruolo abbiano in questa partita, e alcune questioni da risolvere nei rapporti con il circolo, in quanto una nuova convenzione che è stata stipulata dagli uffici della cultura, perché adesso il museo di Bartali è stato inserito all'interno del polo museale, e quindi non è più sotto gli uffici della direzione dello sport, ma bensì sotto quello della cultura. È stata siglata una nuova convenzione
in cui si afferma che non possono essere dati su tutto ciò che riguarda lo spazio inerente al museo nella sala sopra, dove prima veniva dato in gestione per poter fare servizio di ristoro, di ristorazione e ristorante, non può essere dato in affitto, non può essere dato in gestione a terzi. E quindi ecco, ci sono un po' questi punti che il circolo vorrebbe che fossero chiariti, perché chiaramente con questa attività di gestione di affitto è chiaro che delle risorse economiche importanti vengono date al circolo per poter fare poi tutte le loro varie attività, e quindi questi sono un po' dei punti da chiarire, insomma. Grazie Tommaso, in bocca al lupo per la tua nuova avventura. Crepe il lupo.